unboxing e prime impressioni della scroll box di giugno. Io l'ho già aperta perché mi piace darvi anche le mie prime impressioni sull'utilizzo dei prodotti che ci sono all'interno, perché solo l'unboxing mi sembra un po' inutile, e vi faccio vedere anche il disegno che ho realizzato. E la scroll box è una box mensile a iscrizione libera, nel senso che non ci sono vincoli, la potete fare per una volta, per 2 mesi, per 3 mesi, quando vi pare la sospendete. Costa sui 24 euro, e io ho fatto il conto del prezzo delle cosine che ci sono all'interno, e ogni mese più o meno appunto il prezzo è quello, quindi insomma vabbè, non ci si guadagna, però almeno questa è la mia terza scroll box e io ho comunque scoperto sempre qualche prodotto che comunque non avevo o che non conoscevo, quindi comunque è un ottimo modo per scoprire appunto anche prodotti nuovi. Poi la cosa carina è che ogni mese c'è la challenge di disegno e quindi un po' insomma stimola il cervello. Prima di farvi vedere che cosa c'è dentro e di farvi vedere il mio disegno, vi ricordo di iscrivervi al mio canale ovviamente, ma anche ai miei social. Sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, perché lì posto tanto. Tipo ieri ho postato 3 foto e sì, ogni tanto ho l'ispirazione e devo farle, e niente, quindi se vi piace il video mettete il pollice in su e iscrivetevi, e noi andiamo a vedere che cosa contiene la scroll box. Anzi, con l'occasione voglio assaggiare subito il dolcetto che c'è in omaggio questo mese, perché l'altra volta l'ho buttata la caramella perché era tutta sciolta e non mi attirava. Questa volta c'è questo stick duo di fruttella che io non credevo nemmeno esistesse più, perché io le fruttella le mangiavo tipo quando ero piccola, e c'era quella pubblicità tipo, mi sembra che era della fruttella, no? Che non riuscivi a non masticare, una roba del genere, perché sono morbidissime. E quindi c'è questa fragola e panna. No, dovrebbe essere mela e lampone. Comunque, quanti ricordi. È buona. Comunque, andiamo a vedere che cosa c'è nella box. Allora, eccoci qua. Ovviamente è tutto distrutto. Allora, questo è il mio disegno, ma ve lo faccio vedere dopo. Allora, iniziamo come al solito dal fogliettino illustrativo che ci spiega che cosa contiene e qual è la sfida del mese, e poi come al solito c'è sempre anche l'artista del mese. Questo mese è questa artista qua, che è Joanna Fi, e quindi qui c'è tutta un po' la storia di questa e il suo account Instagram, se la volete seguire. Insomma, e questa è l'artista del mese. Allora, iniziamo. Giugno, ok. Io qui ci ho messo un po' di appunti perché non ho capito qualche parola in inglese, l'ho tradotta, perché è tutto in inglese, e ci ho scritto i prezzi dei vari prodotti per fare una somma, e come vi ripeto, il prezzo dei prodotti all'interno della box è pari al costo della box. Giugno. È l'inizio dell'estate e anche questo mese vogliamo che tu dia il benvenuto alla stagione con qualche tocco di colore brillante, e quindi ci dice di utilizzare tutto il materiale che c'è dentro alla box per aggiungere un po' di tocco naturale floreale al tuo lavoro, e porta ciò che c'è fuori dentro, o meglio, prendi tutti questi prodotti e portali fuori e cerca l'ispirazione direttamente da tutti i verdi lussureggianti e dai colori che stanno sbocciando e che appaiono nel mondo naturale attorno a te. C'è scritto scroll tip.
non abbiamo incluso in questa box una penna, come si dice, per inchiostrare, così proverai a utilizzare le matite colorate per fare appunto i contorni, comunque per i dettagli, e aggiungere appunto dettagli ai colori ad acqua, agli acquerelli. Ok, direi che il pezzo forte lo lasciamo per ultimo. Iniziamo. Allora, innanzitutto abbiamo i soliti tre fogli, perché no, due questo mese, due fogli, uno l'ho utilizzato io e uno è questo. Questo mese c'erano proprio questi fogli che sono fatti appositamente per gli acquerelli e sono praticamente il Langton Prestige Watercolor Paper 300 grammi. C'è scritto che è una carta per acquerelli di qualità superiore, fatta utilizzando 100% cotone, che è il materiale di maggiore qualità per la carta, ed è fatto su uno stampo cilindrico, quindi una macchina stampo cilindrico, e quindi la carta ha delle, diciamo, pezzi, diciamo, delle parti un pochino più bianche o meno bianche, naturali, insomma, e c'è comunque una texture particolare al tocco. È infatti molto spessa, è senza acidi, con una base alcalina per preservare praticamente i colori di quello che ci si va a fare e per proteggere comunque il disegno dallo scolorimento. Poi andiamo avanti, troviamo il nostro consueto adesivo. Io ormai ci faccio tipo la collezione, però sono carini perché ogni mese sono comunque a tema con la box. Questo è a tema acquerello. Poi andiamo avanti, troviamo, oh, questo io ce l'avevo quando ero piccola, l'Uniposca, però io sempre, neanche sapevo che potesse esistere l'Uniposca con questa punta così sottile, proprio tipo una penna a inchiostro, comunque una penna gel bianca, e non sapevo nemmeno che esistesse. Io ho sempre avuto quello classico a pennarello, e abbiamo l'Uniposca Ultra Fine Marker Pen. Allora, il colore, questo qui, Ultra Fine di Uniposca, ed è questo, insomma, marker, è un marker a base di acqua molto versatile e vibrante, cioè insomma, bello, insomma, acceso. Il suo inchiostro altamente pigmentato è ovviamente a prova di sbavatura ed è anche resistente all'acqua. Inoltre è permanente e praticamente non cola via. Sulla carta, sui cartoncini, carta e cartoncini, e la punta ultra sottile di questa appunto penna bianca è adatta per aggiungere dei piccoli tocchi di luce o comunque piccoli dettagli bianchi al vostro lavoro e aggiungere anche tutti quei tocchi, diciamo, quelle rifiniture importanti al vostro lavoro. La versatilità del Posca l'ha fatto diventare internazionalmente famoso sia nella community artistica e che anche appunto comunque degli amatori, e noi sappiamo che anche voi lo amerete, e questo appunto è stata una bella sorpresa perché io avevo solo la penna gel bianca, quella classica che tutti usano per disegnare, però devo dire che poi vi dirò, questo mi ha sorpreso. E comunque non sapevo che potesse esistere l'Uniposca così piccolo. Poi abbiamo, non una matita questa volta, ma abbiamo questo qua che ha la punta, se vedete, un po' bianca e un po' rossa, ha la gomma, e questo è lo Staedtler Noris Erasable Colored Pencil, quindi è matita colorata cancellabile. Se hai mai provato a cancellare, se avete mai provato a cancellare
le matite colorate, quindi i pastelli, quindi le linee fatte con i pastelli praticamente, avete trovato la cosa difficile in effetti. Ma questa matita ha una formulazione speciale, questa gomma, che lo rende possibile, e in effetti è vero, poi vi dirò. Adesso tu puoi fare i tuoi, diciamo, sketch iniziali in modo, diciamo, molto leggero, abbastanza appunto percettibile, come una matita, anche più leggero di una matita normale in grafite, e comunque se tu lo fai appunto leggerissimo non vedrai poi queste linee guida, diciamo, sul tuo lavoro finale. Mantieni i tuoi sketch leggeri e usa la gomma per illuminare, quindi illuminare appunto le linee, rimuovere qualcosa di cui non ha bisogno, e ti divertirai molto ad utilizzare questa matita. Ok, poi vi dirò perché ho qualcosa da ridire su questa matita. E poi hanno incluso due di questi pastelli Faber-Castell, il numero 176, questo marrone, che è il Van Dyck Brown, e il 168, che è il riesco a vederlo, il Earth Green Yellowish. Ah, diciamo che potevano scegliere secondo me dei colori un pochino più estivi, più accesi, perché questi sono veramente abbastanza smorti, però io già ho parecchi Faber-Castell, proprio questi, che sono i Polychromos Pencils, e già li ho e mi trovo benissimo, poi vi dirò. Ah, Polychromos Color Pencils sono considerati internazionalmente dai professionisti, ma anche dagli artisti, insomma, come me, amatori, proprio per la loro qualità superiore, e i pigmenti sono di alta qualità senza acido e offrono praticamente una buona resistenza alla luce e hanno un leggero vibrante sottotono, insomma, colorato. Sono a base di olio rispetto invece al fatto di essere a base di cera come altre matite colorate, e li rende questi li rende praticamente water resistant, quindi idrorepellenti, e a prova anche di sbavatura. L'alta qualità, diciamo, lo standard di alta qualità dei Polychromos insomma, sempre visibile sui vostri lavori praticamente. Ok, e queste sono le matite colorate, e ora arriviamo al pezzo forte è questa, che è praticamente l'Aqua Fine Watercolor, è il travel set di 12 colori ed è praticamente questa, bellissima. A me questa cosa veramente è piaciuta tantissimo, purtroppo i colori ogni tanto si staccano, ma insomma non è quello il problema, e praticamente per il mio disegno li ho utilizzati tutti. Allora, questa è la palettina da viaggio di colori di acquerelli, è la Daler Rowney Aqua Fine Travel Set. Questa scatolina portatile di acquerelli comprende 12 12 metà di appunto colori, che sono gli Aqua Fine, e un pennellino sempre in versione da viaggio. La palette ha queste tre sezioni per mischiare praticamente i colori, e questi altri due scompartimenti per metterci acqua o altre cose, insomma, per mischiare i colori. Questi colori sono ricchi
sono molto scorrevoli, trasparenti, con però una forza di pigmentazione e anche proprietà, insomma, di resa, che li rendono appunto un prodotto molto affidabile e nello stesso tempo però anche delicati. C'è scritto che sono stati fatti da una selezione di pigmenti moderni di alta qualità, pressati per garantire ottime performance ma anche controllo. E questo è un set di acquerelli, insomma, bello, da usare sia a casa che in giro. E poi arriviamo alla challenge. La challenge di questo mese è la Summer Flourish, quindi una fioritura dell'estate. Ogni mese noi forniamo una selezione di materiali da disegno e ispirazione, ma vogliamo anche stimolare, insomma, la vostra creatività. Ogni mese vi lanceremo una sfida, una sfida appunto mondiale, comunque anche una frase da essere appunto interpretata come volete. Provate e create qualcosa utilizzando solo i materiali trovati nella box. Buona fortuna! E poi dobbiamo condividere i nostri lavori con l'hashtag Scroll Challenge. Ok, adesso vi faccio vedere il mio disegno. Quindi qui è tutto a posto. E praticamente questo è il disegno che ho fatto io. Ho pensato che l'estate è la stagione in cui si portano molti accessori con i fiori. E quindi ho pensato su una ragazza, il suo pareo, la sua borsetta piena di fiori che va al mare. Allora, io non sono praticissima di acquerelli, però insomma credo che il risultato sia dignitoso. Ho provato a fare anche qualche sfumatura. Allora, iniziamo dalla matita. Allora, per carità, questa per fare lo sketch è andata bene, si cancella benissimo, però utilizzando la gomma questa, che con la gomma normale non si cancella perfettamente. L'unico inconveniente è che questa mina si consuma molto rapidamente. Poi, insomma, lo vedete, il mio non è che era un disegno grandissimo, no? Però insomma, anche per fare solo lo sketch di questo ho avuto bisogno di temperarla. E raga, questa anche nella parte del temperino, quello più piccolo, è comunque più piccola. Quindi ci sono veramente molte difficoltà a temperarla e non viene mai temperata perfettamente. Quindi, mi ha un po' delusa da questo punto di vista. Però se no, insomma, in generale, finché dura anche la gomma questa, si può utilizzare. Per quanto invece riguarda l'Uniposca, devo dire che mi è piaciuto molto di più della penna in gel bianca. Io ci ho fatto diversi dettagli che rendono il tutto un pochino più glow, no? Ci ho fatto addirittura anche, non so se si vede, l'illuminante qui sulla guancia, qualche riflesso bianco sulle braccia, sulle gambe, insomma, ci ho fatto i fiorellini. Devo dire che rispetto alla penna in gel bianca, questo scrive veramente molto meglio, perché molto spesso, a seconda di qual è il colore su cui si utilizza la penna in gel bianca, ha difficoltà a creare veramente un bianco bello denso. Questo non ha nessuna difficoltà, quindi questa è stata veramente una bellissima sorpresa. Poi, per quanto invece riguarda queste matite, ok, io già le conosco, ho utilizzato questa marrone essenzialmente appunto per fare i contorni, quindi per me questa è stata la matita che ho utilizzato per appunto per tutti i contorni. E queste matite colorate io le utilizzo abitualmente perché ho solo queste nella mia collezione, e la cosa che mi piace tanto è che non si spezzano. Cioè, mi cadono miliardi di volte e non si spezzano, perché non c'è cosa più terribile che temperare e trovare la punta staccata. E quindi devi di nuovo temperare e ritrovi magari la punta staccata perché si è spezzata. Queste non si spezzano mai.
quindi io su questi non posso che avere un giudizio positivo perché già li conoscevo. Veniamo agli acquerelli. Ovviamente tutto l'ho colorato con gli acquerelli e li ho usati praticamente tutti, non so se si riesce a vedere dalla palette, ma sono veramente tutti un po' utilizzati, chi più chi meno, ma tutti utilizzati. Però non ho utilizzato il pennellino questo in dotazione perché comunque questo è solo di una dimensione. Io ho utilizzato i miei acqua brush perché ho quello piccolo, quello medio e quello grande, quindi era più adatto alle mie esigenze, perché comunque per creare un disegno ci vogliono pennelli di diverse dimensioni, quindi ho utilizzato quelli perché mi ci trovo meglio e poi perché comunque, ecco, non avendo dimestichezza con gli acquerelli, ho pensato se utilizzo sempre solo un pennello alla fine non verrà mai niente di decente. Io invece sono abbastanza, diciamo, soddisfatta del mio risultato finale. Non verrò mai scelta come l'artista del mese sicuramente, però via, il risultato è dignitoso, considerando che non c'è nessuna penna per l'inchiostrazione e considerando che si tratta di acquerelli, si capisce anche che cosa ho voluto disegnare, quindi direi che già ci siamo. E quindi niente, questa è la mia recensione della Scroll Box di giugno. Se vi è piaciuta mettete il pollice in su al video, ricordatevi di iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!